questi uomini pieni di orgoglio, come il Papa, che si fa adorare dagli uomini. Guardate, in questa foto c'è un uomo prostrato ai piedi di questo uomo, di un altro uomo. Il Papa è un uomo, il Papa è un peccatore, il Papa è un blasfemo, il Papa è un... Ovviamente si deve far attendere, immagino, no? Che le persone importanti... Eccolo qua. È lui? No. Ah, eccolo qua. Oh. Qui c'è una freccia nera. Una... Guardate quello che sta facendo quella donna. Lui passa. Sa. Passa. E ci sono... Fermo qui, le donne in ginocchio. No, la donna che si tinge i capelli, quello è il problema. Quello, la donna, sorella, se ti tingi i capelli, occhio a questi qua, occhio, che ti mandano subito all'inferno. Però, quando questo fa una cosa del genere, le donne si inginocchiano davanti a un uomo, quello va bene. Se ti tingi i capelli, non va bene. Ma se ti inginocchi davanti a lui, siccome viene proposto da alcuni, allora quello va bene. Però se il Signore Gesù ha detto battezzate nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, quelle sono parole così e io sono uno stupidino. Io sono stupidino. Già, andiamo avanti perché ancora ce n'è da vedere di questo grande profeta che promuove la santità. La vedo. Guarda, stanno in ginocchio, guarda, guarda, guarda. Oddio, momenti bacia il pavimento, la strada, quello che è. Ma ora si alza, ecco qua, si è alzata, questa sta in ginocchio, lui lì prende i fiori, non è che gli dice, oh, ma che ti sei impazzita? Ma che te sta inventando, Mars, tante vergogni. No, tranquillo, lui prende i fiori, grazie, grazie. Che c'è sta a bustarella, in mezzo ai fiori, mo si alza, ecco. Ecco qua, questa pure penso stia in ginocchio. Mo se alza, infatti se... Sì, no, resta in ginocchio. Questa resta in ginocchio, giustamente. Farà la via crucis. Ma che nome, una donna? Non lo so. Questi stanno in ginocchio. Questa sta mezzo in ginocchio. E lui tranquillo. Tranquillo.